Buongiorno, buongiorno e bentrovati a questa nuova produzione di Ricicla TV, La carica dei ministri, un titolo che racconta quello che è l'obiettivo che ci siamo prefissi, ovvero provare a mettere in scena la narrazione dell'ambiente attraverso la bocca, la voce, la testimonianza di chi ne ha scritto la storia. E allora abbiamo raccolto appunto le testimonianze, le voci di alcuni dei ministri che si sono succeduti a partire dal 1983 ad oggi e proviamo insomma a porgli qualche domanda per capire come questa storia appunto è cambiata, come nel tempo è maturata una nuova visione, un nuovo approccio insomma alla gestione dei temi dell'ambiente. Partiamo dall'ospite di questa puntata, lo conosciamo meglio, deputato dal 1983 al 1987, fu tra i fondatori del movimento politico degli ecologisti, poi nel 1989 diede vita insieme a Francesco Rutelli, ai Verdi Arcobaleno, un movimento ambientalista, poi nel 1990 ci fu la riunificazione con le liste verdi e nacque la Federazione dei Verdi del Sole che Ride, fu confermato deputato nella decima e nell'undicesima legislatura, dunque dal 1987 al 1990. Fu eletto poi senatore nella dodicesima legislatura, dunque dal 94 al 96. Parliamo di Edo Ronchi, ministro dell'ambiente nei governi Prodi 1, D'Alema 1 e D'Alema 2, dal 17 maggio 1996 al 26 aprile del 2000. In veste di ministro, ricordiamo alcune delle principali azioni da lui insomma firmate che portano la sua firma, presentò la prima legge quadro italiana sulla regolamentazione del settore rifiuti, meglio nota come decreto Ronchi. Nel settembre 2008 è stato nominato poi presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, una ONLUS, una fra le prime nel nostro paese, in cui imprese ed esperti collaborano per la crescita della green economy italiana. Insegna all'università presso la Facoltà di Architettura a Roma. Nel giugno 2013 è stato nominato anche subcommissario del governo per il risanamento dello stabilimento Ilva di Taranto. Allora, buongiorno presidente, bentrovato, grazie per aver accettato l'invito. Buongiorno. Come sono cambiate le politiche ambientali dagli anni 80 ad oggi? Beh, diciamo negli anni 80 si trattava di impostare le politiche ambientali. Oggi le politiche ambientali sono al centro della transizione ecologica, cioè di un grande cambiamento di modelli economici e di sviluppo. Direi che sono diventate molto più centrali oggi per a fronte della crisi climatica e della crisi delle risorse. Non crede che nel quadro attuale servirebbero norme più chiare, anche più, diciamo, facili interpretazione per rendere poi più fluidi i processi? Beh, queste delle norme più chiare, da quando si parla di norme, cioè esiste questo problema. Quindi la risposta è sì, e però sono quei problemi che sembrano semplici, ma sono di difficile soluzione, perché la norma tanto va sempre scritta meglio e meglio possibile, che non dia adito a diverse interpretazioni. Ma poi dipende sempre molto anche da chi applica la norma, quindi dalla capacità tecnica, dalla flessibilità e dalla finalità della norma. Ho visto norme che hanno finalità ambientali che sono state utilizzate per ostacolare lo sviluppo delle politiche ambientali. Sembra un paradosso, ma non lo è. Qual è stata secondo lei la legge più rivoluzionaria, chiaramente relativa all'ambiente, dal 1983 ad oggi? Produrre leggi rivoluzionarie direi molto complicato. Chiamiamo con un contenuto riformatore, forse più incisivo. Io ne cito spesso due: la 394 del 91, che è la legge quadro per i parchi e le aree protette, che introduce alcuni criteri anche generali importanti per la tutela della natura in Italia, e poi la citata prima, la legge quadro sui rifiuti, che è stata un po' pensata come legge quadro di tipo ambientale, anche questa con un'impostazione di tipo generale. E che ricordiamo ancora oggi, insomma, è quella di riferimento. Qual
qual è invece secondo lei la legge che deve essere ancora scritta? Da qualche mese riflettiamo sull'utilità, la necessità di una legge quadro per il clima in Italia. È una legge che altri paesi europei hanno e non paesi secondari, la Germania, la Francia, la Spagna, altri paesi del G20. Noi abbiamo bisogno di un quadro di riferimento appunto normativo che aggiorni i target, che li ripartisca per settori, che siano target legalmente vincolanti. Presidente, lei se la immagina un'Italia senza i consorzi di filiera e se sì, come sarebbe quest'Italia? Bisogna partire dall'introduzione delle raccolte differenziate e del riciclo, quindi parliamo degli anni 90, l'emergenza rifiuti urbani, i rifiuti che sono una risorsa, che alimentano attività industriali importanti, che erano un grosso problema di gestione e di smaltimento. I consorzi sono stati uno strumento certamente non secondario per trasformare il rifiuto da problema in risorsa. Al netto della legge sul clima che lei prima ha citato, rispetto all'Europa, l'Italia ha più cose da dire o più cose da ascoltare? L'Europa per noi è sempre stata un fattore di stimolo. I passi avanti più importanti che abbiamo fatto in campo ambientale li abbiamo fatti attuando direttive europee. Non siamo quasi mai stati il paese che ha anticipato normative ambientali, ma siamo stati spesso un paese che ha ritardato nell'attuazione delle normative europee e anche oggi siamo più o meno in questa scia. Grazie a alcune cose fatte poi siamo riusciti a diventare fra le eccellenze europee in alcuni settori. Per esempio citavamo nel riciclo dei rifiuti, siamo certamente fra le eccellenze europee. Se lo ricorda il giorno più bello da ministro? Quando sono andato all'ONU a firmare per l'Italia il protocollo di Kyoto, anche perché di solito questi accordi internazionali li firma il ministro degli esteri, ma siccome l'avevo seguito io, andai io con la delega e l'accordo del ministro degli esteri e del presidente del consiglio a firmare il protocollo di Kyoto. È invece quello più difficile? Per esempio nel parco, per l'istituzione del parco del Gennargentu, ho subito delle minacce e ho dovuto andare con scorta pesante per incontrare i sindaci. Poi una volta tornando a casa, insomma, trovai i miei figli piuttosto preoccupati perché avevano visto in televisione una contestazione con il mio nome e la faccia scritta impiccato perché volevo istituire la riserva di Portofino. Recentemente lei ha partecipato ad un nuovo esperimento politico. Di che cosa si tratta e si ritiene che nel nostro paese ci sia bisogno di una nuova compagine politica che metta i temi dell'ambiente al centro dell'azione di governo del paese? A me pare che vi sia in Europa questa anomalia italiana di la mancanza in Parlamento di una forza politica verde. Fra l'altro io sono stato ministro dei Verdi. Io penso che questa assenza pesi sulla velocità e la qualità della transizione ecologica e sia un handicap sia per l'Italia che per la politica italiana, e quindi sto dando il mio contributo per la rinascita, spero, di una nuova presenza politica verde alle prossime elezioni politiche. Quale peso secondo lei potrebbe avere l'economia circolare nella lotta di cui parlavamo prima ai cambiamenti climatici? Ormai ci sono studi che documentano come circa la metà delle emissioni richiedono un cambiamento di prodotti, di processi produttivi e di modalità di accesso e consumo delle risorse, e quindi richiedono un contributo fondamentale dell'economia circolare. La Commissione europea, in un passaggio efficace su presentando il piano d'azione per l'economia circolare, scrive espressamente che senza l'economia circolare non è possibile arrivare alla neutralità climatica. In effetti, se provate a pensare l'alto livello di consumo di materiali, vi accorgete come non sia possibile arrivare
a zero emissioni, sia pure nette. E l'economia circolare, inoltre, è necessaria per avere i materiali per sostenere il nostro benessere. Stiamo verificando che già in questa ripresa cantieri si fermano perché mancano i materiali, settori industriali si fermano perché c'è un rallentamento di approvvigionamento di materie prime, oltre ai problemi di volatilità dell'energia. Quindi ci stiamo rendendo conto che un modello così dissipativo non è in grado di assicurare una stabilità allo sviluppo e al nostro benessere. Il tema dei controlli, che è centrale in questa fase, secondo lei ci vogliono più controlli o meno controlli per favorire questo processo di transizione ecologica? I controlli necessari basta che siano fatti bene. L'eccesso di burocrazia non giova, non è che migliora i controlli. Io vedo procedure molto complicate, non so, per nuove attività di riciclo che ostacolano lo sviluppo del riciclo. Questo significa rallentare la transizione ecologica. Ci vuole una buona strumentazione, buona capacità tecnica nei controlli, ma bisogna fare quelli giusti. E secondo lei cos'è cambiato tra Ministero dell'Ambiente e Ministero della Transizione Ecologica? C'era bisogno di questo passaggio? Il punto fondamentale è riportare le materie in campo energetico dentro l'orizzonte ecologico. Perché ormai le politiche climatiche, per ragioni ambientali, sono quelle che sono diventate determinanti per le politiche energetiche, cioè non si può più fare la politica energetica a prescindere dalla crisi climatica, anzi la crisi climatica è il fattore determinante delle scelte, degli indirizzi energetici, e quindi è giusto e necessario che la materia dell'energia sia unificata con la competenza ambientale nel Ministero che si occupa anche del clima. E a proposito dei temi dell'energia, cosa pensa lei del nucleare, di cui tanto si dibatte ultimamente? Ogni tanto riemerge questa discussione che francamente è diventata anche un po' stucchevole. Ha detto parole molto chiare non il presidente del WWF, ma quello dell'Enel. Ha detto due cose. Primo, guardate, oggi il nucleare è molto caro, molto costoso. Una volta si diceva dobbiamo fare il nucleare così avremo energia abbondante a basso costo. Poi ci sono dei problemi, ma comunque c'è una convenienza economica. Oggi i dati a consuntivo pubblicati poi dall'Agenzia Internazionale per l'Energia danno, ma non una lieve differenza, costa più del doppio il megawattora generato col nucleare rispetto all'eolico e anche al solare. Secondo punto, la gestione del nucleare a fine vita e dei rifiuti nucleari. Il nucleare da fissione dell'uranio, ma le tecnologie che noi conosciamo che sono utilizzate e utilizzabili per fare impianti, cioè centrali, fino ad oggi, non hanno risolto né i problemi della sicurezza né i problemi dello smaltimento sicuro dei rifiuti ad alta attività, né quello del smaltellamento delle centrali e della bonifica dei siti occupati dalle centrali nucleari. È un'eredità pesante che lasciano alle future generazioni. Siccome possiamo farne a meno, non vedo perché ci dobbiamo sobbarcare questi rischi. Lo stesso presidente dell'Enel dice la cosiddetta quarta generazione, che è ancora a livello sperimentale, l'avremo nel 35-40, cioè quando il tema del clima o è risolto oppure ce l'ha risolto lui, insomma, no? Poi vedremo, 35-40, se ci sarà lo valuteremo. Secondo lei chi è stato il miglior ministro dell'ambiente? Io ho sempre riconosciuto come uno dei riferimenti Giorgio Ruffolo, a dir la verità. Non so se per simpatia personale, però io sono stato giovane anch'io parlamentare e mi ricordo che la legge sui parchi, lui era ministro dell'ambiente in quel periodo, la seguì in modo molto intelligente, perché portare a casa in quel Parlamento con quella composizione
disposizione una legge quadro come quella che noi abbiamo avuto e ancora abbiamo sui parchi non era una cosa facile. Lui era ministro, rinunciò a presentare un suo disegno di legge. Ci incontravamo, io ero uno dei giovani parlamentari che era in Commissione Ambiente, che seguiva questo iter, e penso che dobbiamo, diciamo, la sua saggezza, la sua abilità anche, il fatto che siamo riusciti poi a concludere nel 91 l'iter approvando la legge quadro sui parchi. Allora io intanto la ringrazio per aver dato questa preziosa testimonianza che insieme alle altre speriamo possa essere, diciamo, utile un po' a ripercorrere gli anni più importanti della storia dell'ambiente del nostro paese. Grazie ancora Presidente Ronchi per il lavoro che ha fatto, per quello che continua a fare per il nostro ambiente. Grazie ancora davvero di cuore e buon lavoro per tutto. Grazie a voi, a presto.